Gianni Stefanini si sposta. Ora, il consorzio di sistema bibliotecario nuova CSBNA è stato citato in continuazione. Sono tutte così le biblioteche di questo bellissimo consorzio. Ma guarda, okay. Guarda, sentir parlare la Franca mi viene da dire: ma che bello quel centro, quella rete lì, dov'è che è? Mi interessa, mi scrivo subito. No, poi la Franca devo dire un'altra cosa adesso. Allora, prima di fare l'incontro, ma quanto dura il tuo intervento? Ma ci sarà 10-12 minuti. Quanto ho parlato? 40? 30, 40, 30. Poi lei si mette, 15 giorni prima di parlare in pubblico, si mette malata. Si mette perché è terrorizzata a parlare in pubblico. Mi sembra terrorizzata. No. Mi sembra terrorizzata. No, ma fatemi sembra che sia nata per parlare in pubblico. No, sembra che sia nata. No, lei, devo anche sottolineare che l'abbiamo strappata dal comune di Paderno, gliel'abbiamo fatta assaggiare a Cinisello, gli abbiamo data per un po', sì, è bruttissima, vabbè, dopo però ce la siamo riportata perché per metà ce la siamo riportata. In questo momento lei è la responsabile dei servizi biblioteconomici del CSBNO, la persona che avevamo prima responsabile è nata in pensione e quindi ha sostituito una figura a tempo pieno con una figura a metà tempo, perché siamo attenti all'economia, siamo attenti, no, siamo un'azienda speciale, siamo di proprietà dei 32 comuni dell'area nord di Milano, da Sesto San Giovanni Cinisello, che sono due poli più grossi, fino a Legnano, è l'area più densamente abitata della provincia di Milano, poi le altre zone sono più di natura agricola, sono più rari gli abitanti, noi abbiamo quasi 800.000, sono 750.000 abitanti, quindi quasi quanto l'Umbria, quasi quanto l'Umbria, e però questo significa che noi mettiamo insieme una fiscalità molto ampia che ci ha consentito negli anni di fare investimenti su investimenti, di andare nel 99 in Germania a studiare la biblioteca a tre livelli, nel 2007 in Inghilterra a studiare gli Astora, nel 2016 negli Stati Uniti a studiare la nascita del design thinking e poi il progetto europeo in Danimarca, e questo dipende appunto dal fatto che le risorse a questo punto sono ottimizzate, no, non è che sono tante, sono sempre poche, ma sono ottimizzate. L'azienda è nata 22 anni fa, nel 97, aveva 6 dipendenti, aveva un bilancio di 350.000 euro, l'equivalente nel 97 erano ancora le lire, quindi erano circa 700 milioni. Adesso è un'azienda che ha 120 dipendenti, fa 150 cedolini al mese, perché ci sono poi poco copi, perché abbiamo in gestione anche una scuola di musica di Sesto San Giovanni. Cinisello non c'era ancora data il comune, ma puntiamo, perché e abbiamo quasi 6 milioni e mezzo di bilanci, quindi siamo cresciuti in maniera significativa. Adesso pensavo di far, perché ne avevamo parlato anche con loro, pensavo di farvi vedere un altro slideshow che presenta un po' i servizi, però ho rinunciato perché è più vecchio, ve lo lascio poi, a parte che è anche sul sito del CSBNO, lo potete vedere, è più vecchio, meno bello, e comunque le cose le ha già raccontate Franca, lei le ha raccontate collocate nella biblioteca di Cinisello, ma gran parte dei servizi è distribuito in tutta la rete, perché è il tema e la questione di sempre, i servizi di innovazione e cambiamento dei servizi non regge se non c'è massa critica, per cui il pianoforte l'abbiamo messo in 10-12 biblioteche del CSBNO, hanno il pianoforte, tra l'altro non sempre, non solo con la cuffia, anzi noi spingiamo i bibliotecari che sono un po' restii, perché sono tutti un po' conservatori bibliotecari, diciamoci, fra noi bibliotecari siamo tutti un po' conservatori, sono un po' restii, ma li spingiamo invece a dire fate suonare anche a volume aperto, perché in modo che la biblioteca diventi anche un luogo diverso, più vivace.
Abbiamo le gaming zone che sono distribuite in 6 o 7 realtà e poi stanno entrando, come diceva anche Franca, le PlayStation, anche giochi digitali. Abbiamo l'artoteca, questa l'abbiamo copiata da Cambiago. Ecco, anche perché è una cosa, non è che, come dire, vogliamo segnare l'originalità del pensiero, noi siamo anche molto pronti a copiare tutto quello che di buono troviamo, perché la cooperazione nasce proprio da questo, da condividere, copiare, provare a fare meglio quando è possibile, ma anche se non si fa meglio, non ha importanza, godiamo del pensiero degli altri, perché questo mette dentro, ed è un elemento sul quale stiamo molto riflettendo, mette dentro un tema che se ci vediamo noi tutti come un comparto coeso e capace di muoversi insieme, guardate che siamo una delle infrastrutture più potenti di questo paese, perché siamo in 6.000, sono 6.000 biblioteche di pubblica lettura distribuite nel territorio. Allora, è vero che le biblioteche hanno conosciuto una crisi veramente pesante, perché la tecnologia, il cambiamento ha messo in discussione un po' il ruolo tradizionale, ma questa crisi, come sempre, le crisi sono anche positive perché consentono poi di rivedersi e quindi si stanno scoprendo poco per volta un'altra cosa. Allora, hanno vissuto la crisi di identità, hanno attraversato la crisi economica del 2008 in poi, taglio della finanza pubblica, dove è andato a realizzarsi sulle biblioteche, sulla cultura, che sono stati bilanci tagliati in maniera crudele a volte, personale che non viene sostituito. Quindi le biblioteche obiettivamente hanno attraversato, sono dentro una situazione di grande difficoltà, di grande crisi, potremmo dire anche di marginalità nel paese. Ma proprio questa situazione in cui il paese sembra aver girato lo sguardo da un'altra parte ha consentito a questo mondo di riorganizzarsi, poco per volta almeno, noi lo vediamo in questo modo e lavoriamo anche in questa direzione, di riorganizzarsi, di provare a immaginare un altro sguardo. Se noi ci vediamo come un comparto coeso, capace di muoversi insieme, come stavo dicendo prima, siamo una delle strutture più potenti del nostro paese. Siamo presenti in tutte le realtà, pur nelle difficoltà abbiamo contatto, abbiamo un legame con la popolazione. La popolazione ci vuole bene, perché guardate, tutte le indagini di valutazione sui servizi pubblici, in genere le biblioteche sono i servizi più graditi, sono. È un'esperienza che tutti, anche qui uguale, no? Quindi abbiamo quegli elementi essenziali e fondamentali nello sviluppo di grandi progetti, nel pensare a grandi progetti di sviluppo, che sono la diffusione, la territorialità, il rapporto con il pubblico, e un rapporto positivo con il pubblico. Se a tutto ciò riusciamo a collegare anche la capacità di stare insieme e di fare dei progetti insieme, a questo punto, come dire, davvero posizioniamo le biblioteche in una situazione completamente diversa. Io stavo un po' riflettendo sul fatto che uno dei temi costanti è l'alleanza. Lo stavo pensando perché ieri sera abbiamo partecipato con le mie colleghe all'assemblea di un'associazione che è l'associazione Smart City a Roma, hanno fatto l'assemblea, una piccola associazione che sta crescendo di Smart City, ed era caratterizzata e popolata da aziende di alta tecnologia, si parla di IoT, di nuove di città che cambiano, si parla di università, centri di ricerca, c'era Centro ESA per le ricerche spaziali che è collegato, e c'erano le biblioteche, eravamo lì. E devo dire, il presidente dell'associazione, che adesso è diventato direttore del Dipartimento di Innovazione del Comune di Roma, che era a Brescia, lavorava a Brescia, è diventato
il presidente dell'associazione più volte ha sottolineato questo aspetto di come le biblioteche possano essere il vettore di un cambiamento nel territorio. Se ne hanno la consapevolezza, se si organizzano, se si muovono. A noi, per esempio, a me ha fatto molto piacere vedere la presentazione del progetto DigiPass. Non c'è più, andato via. Ah, è lì fuori, comunque. Perché significa che, come dire, questa idea del mettere, per questo gli chiedevo se era anche in biblioteca, adesso non sempre collocato in biblioteca, ma le biblioteche sono vicine, perché questa idea non è così lontana da quello a cui stiamo pensando noi. Vediamo per esempio la biblioteca di Settimo Torinese che sta facendo lo stesso sull'educazione digitale degli utenti. Noi l'abbiamo affrontato con un taglio un po' diverso da come è stato presentato, ma che contiene tutti quegli elementi. Allora, innanzitutto è nato nell'ambito delle biblioteche, perché le biblioteche sono comunque un circuito della conoscenza. E allora, come circuito della conoscenza, questo compito ce l'hanno dentro nel DNA, forse prima ancora nel settore informatico, ce l'hanno dentro il settore cultura. Ma abbiamo fatto un altro pensiero. Uno dei rischi delle biblioteche è quello di occuparsi solamente della parte debole, problematica e marginale della popolazione. Noi invece il nostro compito è guardare a tutta la comunità. Noi dobbiamo sviluppare servizi non solo per i bambini nati per leggere, che è un servizio bellissimo, ma dobbiamo sviluppare servizi anche per gli impiegati dai 30 ai 50 anni che non hanno tempo per andare in biblioteca e che sono la parte attiva ed economica della popolazione, perché tutti i dati, credo che anche i vostri, ma anche i nostri, sono così: abbiamo gli utenti che arrivano più di 25 anni, poi spariscono, poi tornano quando sono vecchi, no? Tornano in biblioteca. E no, c'è una parte della popolazione, quindi quei servizi lì, a quelle persone, in che modo parliamo? Allora, per quanto riguarda il discorso della biblioteca digitale, del tema digitale, abbiamo ragionato in termini non tanto di digital divide quanto di comunità digitale, anche pensando un'altra cosa, che oramai la competizione a livello globale non avviene più tra le singole aziende, tra un'azienda e l'altra, avviene tra i territori, tra i distretti integrati che sono in grado di realizzare produzioni integrate e che competono l'una con l'altra. Quindi il distretto di Milano, della Lombardia, che compete con Monaco piuttosto che con Barcellona, con altre aree. Allora, in questa competizione ci sono tanti elementi che devono essere messi a sistema: i trasporti, il sistema del benessere anche ambientale, i parchi e quant'altro. Ma la cultura e le biblioteche possono svolgere un ruolo importante da questo punto di vista nel creare una situazione di benessere, di conoscenza, di inclusione, che sono gli elementi che rendono un territorio attraente per chi? Per i talenti, perché noi non produciamo, non abbiamo più produzioni, quasi più produzioni materiali, o le produzioni materiali sono sofisticate, abbiamo bisogno di talenti per poter competere. Allora le biblioteche possono portare il loro contributo a questa, e per questa ragione il progetto di comunità digitale l'abbiamo pensato come un progetto che includa tutti quanti, in una dinamica che abbiamo immaginato essere di questo genere, un manifesto per la comunità digitale che chiederemo a tutti i soggetti del territorio di sottoscrivere pubblicamente, cominciando dai comuni, che a cui chiederemo di portare in consiglio comunale il manifesto della comunità digitale, a tutte le scuole, alle istituzioni, alle associazioni, alle aziende, a tutto il territorio, chiederemo di sottoscrivere, ma la sottoscrizione dovrà contenere l'impegno di ciascuno per fare un'azione, almeno un'azione, nella direzione della comunità digitale. E tutte queste azioni verranno raccontate e presentate in modo da costruire un insieme del territorio nel suo complesso, non più solo le biblioteche. Le biblioteche a
quel punto potranno essere il volano di un progetto. Poi la biblioteca non è tutto nel territorio, ci sono un sacco di altri servizi, ma svolge il suo ruolo di facilitatore, di soggetto che muove gli elementi. E naturalmente il progetto dovrà consentire sia a coloro che sono esperti, che abitano la comunità digitale con competenza, di poterla vivere e di trovarsi tra i loro pari, ma sia a chi ne è escluso, che era il tema del DigiPass, di trovare la possibilità per essere incluso, in una logica però anche di trasferimento tra i soggetti, tra il pubblico, tra i cittadini. Perché guardate, questo è il tema. Noi diciamo da 20 anni che il vero patrimonio delle biblioteche non sono i libri, ma sono gli utenti. Ma come articoliamo questo discorso? Parliamo spesso di volontari, ne abbiamo anche parlato. Spesso i bibliotecari hanno una paura, una FIFA blu dei volontari, perché, e questo però anche succede, molti amministratori sostituiscono i volontari bibliotecari, per cui. Ma il problema vero dei volontari non è che mettono a posto dei libri o aprono la biblioteca, perché non sarà mai così. Il problema vero dei volontari è il sapere, è il fatto di andare a chiedere alle persone di mettere in comune la loro conoscenza, di metterla al servizio della comunità, in una logica di trasferimento, perché questo è il ruolo che allora la biblioteca può svolgere, facilitatore della circolazione, della conoscenza, delle idee, anche in termini di controllo, perché circolazione della conoscenza a volte vuol dire anche circolazione dei fake news, vuol dire, quindi la biblioteca è anche un regolatore, anche un soggetto che qualifica in qualche modo, che può qualificare la conoscenza. Quindi questi sono un po' i modelli su cui in qualche modo ci stiamo muovendo. Appunto, io avevo questo slideshow che però trovate anche sul nostro sito, quindi ve lo lascio, ma è presente e distribuito, in cui cercavamo di rappresentare il fatto che questi servizi in realtà sono presenti e sono distribuiti in una quantità più ampia di biblioteche, perché non possono e non devono essere patrimonio di una singola biblioteca. Questo percorso però si innesta, allora questo percorso significa quello che noi abbiamo voluto intitolare nel convegno che ha fatto nel 2017 per i 20 anni di fondazione del CSBNO, hub di comunità. Cioè la biblioteca è un hub di comunità, e quindi questo è il ruolo che può svolgere nel territorio. Ma a fianco di questo tema, di questo processo, e per la dimensione che in qualche modo abbiamo acquisito, e che ho avuto modo forse di dire all'assessore prima dell'incontro, abbiamo la consapevolezza che questa nostra dimensione, se non atterrerà in un ambito complessivo di biblioteche che crescono nel loro insieme, sarà destinato in futuro ad avere dei problemi. Anche noi, per quanto grandi la nostra dimensione, per quanto solidi, per quanto siamo strutturati, ma se non ci muoviamo in un ambito in cui le biblioteche cambiano il loro posizionamento, diventano importanti e crescono nel loro complesso, sulla distanza avremo anche noi dei problemi. Allora su questo timore e consapevolezza stiamo lavorando per quello che chiamiamo la rete delle reti, cioè un processo attraverso il quale chiamiamo un po' raccolta le reti a livello nazionale. Dicevo, le biblioteche sono 6.000 in Italia, sono riunite in 200 reti bibliotecarie, circa 200 reti bibliotecarie, chiamiamo raccolta le reti bibliotecarie perché tra di loro costituiscano un ambito di cooperazione in cui sia facile rubare il pensiero, i progetti, le idee degli altri, in modo che tutti ci arricchiamo, perché alla fine il conteggio non lo posso fare, il bilancio non lo faccio solo sulla mia biblioteca o sul mio sistema. Io potrò essere anche in difficoltà, il mio sistema chiuderà qualche volta in perdita,
ma il bilancio lo devo fare su tutto il settore, su tutto l'insieme delle biblioteche. Solo così, se quel bilancio lì sarà positivo, allora anche chi chiuderà temporaneamente in perdita potrà avere una speranza e avrà una possibilità di crescita. Quindi è su questo piano che stiamo un po' lavorando e cercando di chiamare le reti a collaborare tra di loro. Adesso abbiamo settimana prossima un primo appuntamento in cui stiamo riunendo una cinquantina di bibliotecari un po' da tutta Italia per ragionare sulla possibile partenza. L'idea è arrivare a giugno, fine maggio, primi di giugno, con un convegno in cui almeno una prima decina di reti sottoscriva un accordo, una convenzione di partecipazione a questo progetto. Questo primo passaggio sarà un passaggio privo di oneri, completamente gratuito, sarà una convenzione di principi in cui vengono affermati i principi della cooperazione, e poi man mano lavoreremo e scriveremo per trovare le risorse, anche perché se ci mettiamo insieme in 10, 20, 30, 50 reti, guardate che adesso, un po' perché siamo abituati anche col fundraising, lì abbiamo Simona Villa che è il mago che si sta coprendo, è il mago del fundraising, ma se mettiamo insieme ma se mettiamo insieme 300, 400, 500 biblioteche, guardate che è facilissimo fare soldi, dal punto di vista, è facilissimo produrre risorse, perché diventiamo, siamo un soggetto che ha tutte le regole per essere interessante per questo mercato che si muove. Certo, bisogna farlo con intelligenza, non farci fagocitare e non farci, come dire, strumentalizzare e usare. È vero quello che diceva la collega, la responsabile del servizio della regione, che questo, siamo diversi da altri settori. Noi non facciamo attività economiche di rilevanza economica, però anche è vero che guardiamo con attenzione al fatto di usare degli strumenti anche di natura economica che possono stare dentro il nostro contesto. Per esempio, quello più classico e tradizionale è quello degli shop nelle biblioteche. Per esempio, abbiamo lavorato, e lo presenteremo anche lì settimana prossima e poi in occasione dell'eventuale partenza della rete delle reti, per esempio una piattaforma di vendita online per consentire a tutte le biblioteche, senza fare un atto amministrativo, se non, come dire, l'adesione al concetto, ma senza dover aprire un capitolo di bilancio, fare una determina, una delibera, di poter avere il proprio shop di oggetti brandizzati nelle biblioteche, che comincia a essere un modo per dare carattere alle biblioteche, perché ce le hanno i musei e non le biblioteche, no? Quindi questo, per esempio, ecco, esatto, tutto questo, quello delle non-public library da questo punto di vista continua a rimanere uno dei nostri miti, no? Però dentro c'è una potenzialità in più che la New York Public Library non ha, che non hanno gli americani. Noi abbiamo identità e storia, e una delle cose sulle quali noi ci siamo un po' fissati è perché questo circuito non può promuovere i prodotti di un territorio, i prodotti di un altro, l'artigiano, no? Noi costruiamo un mercato, il nostro è un mercato, noi abbiamo 100.000 utenti iscritti e siamo una rete. In Lombardia, se sono 40 reti, ci sono 1 milione di iscritti. Allora, chi ha un po' di familiarità con i conti, diciamo 1 milione di iscritti, se l'1% fa un acquisto sulla piattaforma, guardate che abbiamo arricchito le biblioteche, abbiamo trovato un canale di risorse che nemmeno immaginavamo, che sono lì dentro, per non parlare della possibilità di fare la pubblicità. So che può creare qualche scandalo, però se la pubblicità è interpretata come sistema informativo, in fondo la pubblicità che cos'è?
se non informare di prodotti e di servizi? La biblioteca che cos'è se non un circuito della conoscenza? Allora, perché non possiamo interpretare l'elemento più genuino, più positivo della pubblicità a pagamento, che diventi informazione e passi nei nostri circuiti e produce ricchezza? Allora, sono tutta una serie di elementi che intuizioni, ci sono solo poche cose adesso che si stanno un po' definendo, che possono essere definiti però se tutti insieme i bibliotecari le condividono e in qualche modo le fanno. Io non vi ho neanche fatto vedere la nostra le altre slide che avevo, perché avevo preparato due cose: uno, questo slideshow sui servizi, e un altro, le slide sulla rete delle reti. Rimane qua. Volevo fare solo una sottolineatura, perché ne abbiamo parlato, ed è la sottolineatura del personale, perché guardate, uno dei temi e dei problemi che stanno attraversando oggi le grandi biblioteche è questo meccanismo delle gare. È un meccanismo, per carità, che nasce da una serie di temi, di valori che sono correttissimi, che sono trasparenza, che sono anticorruzione, che sono tutto quello che vuoi, possibilità di competere. Ma che cos'è che stanno creando nelle biblioteche in un servizio che è pubblico? Stanno creando un problema che le cooperative, facendo competizione nelle gare, non sono in grado di assicurare continuità lavorativa alle persone, perché poi perdono, licenziano, quindi creano precariato. Poi, siccome c'è la competizione nella gara, un altro elemento di competizione è il prezzo, e quindi quasi tutti quelli che lavorano nelle cooperative che vincono le gare sono inquadrate con contratti multiservizi, in genere il 30% meno di quanto vengono pagati i dipendenti comunali e di quanto è il contratto Federculture, che è quello che noi applichiamo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che adesso qua lancio un coltellaccio contro i funzionari comunali e gli amministratori, mi scuseranno i funzionari presenti, perché c'è un'idea balzana che in questo modo io ho fatto risparmiare il mio ente, perché avevo... Allora, no, non è così, lo sappiamo, per fortuna la collega scuote il capo, però guardate che è diffusissimo questo elemento, anche perché i funzionari hanno un'altra paura, dicono, ma domani viene la Corte dei Conti, dice che ho affidato a Federculture che costa 25 euro all'ora, mentre potevo affidare a una cooperativa che costava 16-17 euro all'ora. Allora, la risposta in queste cose qua sta dentro nelle cose. Quel servizio lì lo si fa a quelle condizioni, perché se lo pago 17 euro, ma avrò sicuramente un calo della qualità, non ci sarà formazione, non ci saranno tutta una serie di elementi che garantiscono la sicurezza. Allora, noi quello che abbiamo sperimentato è un'azienda speciale di proprietà dei comuni che riceve in house l'incarico di gestire la biblioteca, quindi senza gara, perché è controllata dai comuni, ha il controllo analogo, è di natura pubblica. Prima si parlava dei corsi di formazione e dell'incarico degli insegnanti. La cosa più straordinaria dell'incarico dei 60-70 insegnanti è che tutta la procedura è tutta regolare ed è rispettosa della legge. No? E quindi con tutti i sacri crismi possiamo ricevere gli incarichi, le persone vengono assunte come sono i dipendenti CSVNO, tutti a tempo indeterminato, inquadrati col contratto Federculture. Certo, i comuni pagano di più, pagano 15-20% in più del costo di un proprio dipendente, pagano il 30, forse no, non più del 30% in più di quanto pagherebbero una cooperativa. Ma qual è il costo della qualità del servizio e quella della prospettiva? Quindi questi sono, volevo fare questa sottolineatura perché ci tenevo rispetto a questo aspetto, perché credo che dobbiamo in qualche modo dirlo ad alta voce che bisogna cambiare direzione rispetto a quella che abbiamo seguito finora, bisogna dare una svolta. Allora, metterci insieme la rete delle reti può aiutare le singole realtà a trovare un aggancio
significativo, potente e anche giustificato giuridicamente, perché è tutto giustificato e motivato per cambiare strada, per cambiare.